Giustamente diceva Gianni Borgna che molte volte vengono fuori delle cose dopo anni, come le macchie di sangue, ma soprattutto ad esempio gli indumenti, portava solamente Simonetta, è stata trovata con dei calzini bianchi indosso e un corpetto e un reggiseno. Per anni non si sapeva dove fossero finite queste cose e si cercavano, oppure no, questo non si sa. Fatto sta che dopo un bel po' di anni stavano dove dovevano essere, in uno scantinato del tribunale. Questo perché è importante? Perché ci sono delle macchie di sangue. Sono quelle che hanno portato anche all'accusa a Raniero Busco, che è accusato appunto di reato di omicidio aggravato, rischia all'ergastolo, non ci scordiamo mai, con efferatezza, non ce la scordiamo questa cosa. E da lì è stato poi ricavato il DNA sul quale si è costruito l'impianto accusatorio. Questo dopo anni. Facendo un po' un excursus dei fatti di cronaca nera, un po' apro e chiudo, Emanuele Orlandi, la macchina con la quale teoricamente doveva essere stata rapita, è stata cercata per tanto tempo, Emanuele Orlandi, i primi anni 80, verso il 96-97 la macchina venne trovata a Villa Borghese nel parcheggio, una BMW. Stava lì, stava sempre stata lì, però nessuno era mai andato a trovarla. Inoltre in questo caso di Via Poma, Busco non è che non ha o ha un alibi. La notte in cui Busco viene prelevato dall'aeroporto dove lui lavorava, all'aeroporto dell'Alitalia di Fiumicino, viene portato in questura anche con modi abbastanza duri, diciamo solamente duri, non gli viene chiesto l'alibi. Cioè Busco, ciò che gli viene chiesto per tantissime ore, 7-8 ore, esce fuori una paginetta di verbale e basta. Infatti durante il processo gli sono state chieste tante cose, ma questo è un processo basato sui non ricordo, ma mi sembra anche ovvio perché insomma sono passati tanti anni. Quindi ci sono tutta una serie di cose, ve ne dico l'ultima, durante il sopralluogo da parte delle forze dell'ordine, siamo negli anni 90, non siamo negli anni nostri, insomma in questi ultimi anni c'è il concetto del congelamento della scena del crimine, un po' quello che proviene dall'America, questo all'epoca non si faceva, hanno camminato molti agenti, molte persone sulla scena del crimine, addirittura verso un orario della notte, mentre ci sono tutti i poliziotti, un funzionario si accorge che il computer sul quale lavorava Simonetta, o un computer che era all'interno dell'ufficio, era prima acceso e poi era spento. A un certo punto viene chiesto a qualcuno perché è stato spento, perché si spreca energia elettrica. Allora, questo è lo scenario investigativo, oltre alle cose che ha detto anche Borgna sui cassonetti, che sono la prima cosa da vedere attorno al luogo del delitto. Non è stata fatta chiarezza. Le persone che sono state sentite, pochissime, alcune sono state, hanno provato a sentire citofonando. Cioè si citofonava, se nessuno rispondeva, non si andava al piano a suonare o a aspettare. Quindi praticamente non è stato ascoltato quasi nessuno su questa vicenda nell'immediatezza, che poi è la cosa più importante, che voi mi insegnate, che entro le 48 ore si trova quantomeno un appiglio, se no poi ci ritroviamo ad oggi 2010, 20 anni senza assolutamente un motivo. Io con Igor rimarrei sulle indagini e soprattutto sul processo. Stanno uscendo fuori cose, forse una delle notizie di questo processo, che è iniziato il 3 febbraio, lo ricordo, è un mazzo di chiavi che era in possesso della moglie di Pietrino Vanacore, e il pubblico ministero ha dimostrato, poi bisogna vedere ovviamente la corte cosa ne pensa, e queste chiavi erano quelle che erano all'interno dell'ufficio di Via Poma, quelle di riserva, ma le chiavi di Simonetta non sono mai state trovate, perché Simonetta è entrata in quell'ufficio con un mazzo di chiavi, però quelle chiavi date dal suo ufficio non sono mai state trovate. Le chiavi che aveva invece la moglie di Pietrino Vanacore erano quelle che dovevano essere all'interno dell'ufficio. Ciò fa dedurre che Pietrino Vanacore è entrato nell'ufficio, ha visto il corpo di Simonetta straziato, non ha avvisato la polizia, non ha avvisato le forze dell'ordine, invece avrebbe fatto 2/3 telefonate, perché a un certo punto si è parlato di un'agendina rossa Lavazza, come appunto viene definita, c'era scritto Lavazza sopra, che viene trovata sulla scena del crimine invece. Tant'è che è stato aperto un fascicolo 2 anni fa, subito richiuso, perché questa agenda non si sa poi più che fine abbia fatto. Allora, ormai questa pista anche dell'agendina di Vanacore, credo che sia difficile arrivare a una soluzione. È difficile capire il coinvolgimento di Vanacore, anche se la moglie e il figlio che era arrivato quel giorno qualcosa potrebbero dire, ma loro ovviamente se non c'entrano nulla, non c'entrano nulla, non possono dire niente.
Volponi che a processo non depone perché è molto malato di depressione cronica, quindi non può deporre. A questo punto, Igor, con tutti gli elementi anche che tu hai raccolto in 20 anni, questo processo può portare, non dico alla soluzione perché insomma sarebbe troppo, però a capire un po' qual è la strada, quella dei servizi segreti, quella del Mister X, dell'ex fidanzato, dell'ambiente di lavoro.